Gâteau filante di patate e zucca. Allora, per prima cosa prendiamo 3 etti di zucca più o meno a cubetti e andremo a sbollentare un attimino proprio con un pochino d'acqua e lo frulleremo poi una volta che si è raffreddato con un frullatore ad immersione. Poi prendiamo più o meno 800 g di patate, le sbollentiamo e facciamo la nostra purea di patate con un po' di latte, di formaggio, e dopodiché uniamo tutte e due le puree, quella di patate e quella di zucca. Poi mettiamo un po' di parmigiano grattugiato, curcuma, sale e pepe, teglia con olio e pan grattato. Poi versiamo il tutto con formaggio in mezzo, semi di zucca, 180 gradi per 25 minuti e il gioco è fatto. Ciao!